Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Queste splendide letture che abbiamo ascoltato ci ricordano un paio di importanti, sotto certi aspetti, consolanti, sotto altri aspetti, verità molto serie. Nella prima lettura abbiamo assistito all'episodio biblico della distruzione di Sodoma e Gomorra. Non c'è bisogno, perché l'etimologia dei nomi lascia ben intendere, no? Sodoma e Gomorra, quali bruttissimi peccati si commettessero lì, e il fuoco spuntava dal cielo. Io racconto sempre, quando ho commento questa lettura, la prima volta che andai in Terra Santa nel 1993 con i frati minori, che tra l'altro sono i custodi di Terra Santa, arrivati nella zona di Sodoma e Gomorra, questo frate ci disse: ecco, lì c'erano Sodoma e Gomorra, non ci cresce più neanche un filo d'erba, ricordo, è completamente non soltanto distrutte, ma proprio rase al suolo in maniera irreversibile. Questo ci fa capire la serietà, ecco, sapete che Dio ama tutti noi, anche quando siamo peccatori, ma detesta il peccato. E anche, diciamo, il significato simbolico di questo fatto, che la moglie di Lot si guarda indietro e diviene una statua di sale, quasi a dire: i peccati dobbiamo seppellirli, non ci deve venire la nostalgia. Ricordate anche il suo Vangelo, no? Chi pone mano all'arato e poi si volge indietro non è adatto per il regno dei cieli. Quindi proseguiamo sempre nella via del bene, senza avere nessun tipo, come dire, neanche di invidia. Molta gente dice: noi cristiani dobbiamo fare tante rinunce, invece quelli che stanno nel mondo si divertono. No, quelli che stanno nel mondo si divertono ma come niente, soffrono, d'accordo? E noi non dobbiamo avere nessun tipo di desideri malsani, ecco, di imitare una vita lontana e senza Dio, che sotto le appariscenze, ecco, di qualche lucciola che brilla, nasconde veleno, desolazione, morte, distruzione, non più nemmeno dello scenario post-distruzione di Sodoma e Gomorra. Più consolante il messaggio del Vangelo che abbiamo ascoltato, che è l'episodio della tempesta sedata, in questo modo un pochino singolare, come lo racconta San Matteo. Immaginate la scena, no? Anche lì è bello andare nei luoghi. Sulla barca, la tempesta, e Gesù dorme. Immaginate le facce degli apostoli, dice: ma questo dorme? A un certo punto, questa cosa, oh, ma svegli, no? Vedi? Lui si sveglia, come se niente fosse, dice: perché avete paura? Cioè, la barca è tempesta. Uomini di poca fede, tranquillo, come se niente fosse. Poi sgrida i venti. Buonaccia sta a terra. Noi dobbiamo, ricordo che uno dei sacerdoti che conobbi quando ero un giovane, nel discernimento vocazionale, diceva sempre: quando leggete il Vangelo cercate di rappresentarvi la scena, no? Quindi, tempesta, Gesù dorme, tutti concitati, ma che tu avresti fatto? Oh, questa succede, fa qualcosa. Tu dici: cosa niente fosse? Che problema? Qual è il problema? Problemi? Ci sto io. Silenzio. Capite? Questo è cosa ci ricorda, cosa molto semplice, perché se noi abbiamo Gesù nella barca della nostra vita, questo è l'unico problema che dobbiamo curare, questa è l'unica cosa importante, dobbiamo tenere Gesù nella barca della nostra vita, cioè vivere sempre in grazia di Dio, avere sempre la connessione. Oggi che siamo qui, internet e registro col modem, ci connettiamo alla rete, dobbiamo sempre connessi con Lui, dobbiamo fare sempre in modo di stare nella sua amicizia, come la Chiesa insegna nel Catechismo, di stare in grazia di Dio. Se stiamo in grazia di Dio, anche se scatena la tempesta, tranquilli che tutto lo trovo, non c'è nessun pressione con te, non ci stanno agitazioni, tranquilli. Fino a quando Gesù lascia sfondare la tempesta, ce la teniamo. E quando Gesù dice basta, la tempesta finisce. E se basta non lo dice, ci faremo una bella bevuta di acqua che ci fa bene, tanto se il nostro Signore questo dispone, va bene lo stesso, non c'è problema. Ecco, io dico, racconto sempre le cose con un po' di facezia, con un po' di sorriso sul labbro, sono cose molto importanti, perché di campo in questo modo campa bene. Io mi ricordo, e concludo, i primi anni che avevo diventato sacerdote di Colombia, la vita del Santo Curato d'Ars, che dice una cosa che a me allora mi ha fatto proprio in crisi, insomma. Lui era stato 38 anni nella stessa parrocchia, e tra l'altro se lo avessi 38 anni a Semoeda, divento vecchio. Una parrocchia, e lui dice: non si era arrabbiato mai, non si era mai arrabbiato. Tanto è vero che una volta andò un uomo
dopo 38 anni, che l'andò a prendere la stuzzicarla, la offenderlo, a fargli così, per farla arrabbiare. E lui non si arrabbiava. Allora dice, oh, mo arrabbia io, non ti sei arrabbiato, perché tu devi arrabbiare. E si dice, devo arrabbiare. Ma sono 38 anni che sto qua, non sono arrabbiato mai, perché devo cominciare adesso. Si era preso le due braccia, è uscito, mi ha offerto il caffè con cui stava al bar, e questo non è riuscito a farlo arrabbiare. Mi dice, questo non può farlo arrabbiare, se mai. Ma se uno l'ha fatto, vuol dire che sei umano. Quindi non pensiamo che siano cose impossibili. È possibile vivere sempre in pace, abbandonati in Gesù? Ma certo che è possibile. La Madonna è una grande maestra. Voi pensate che la Madonna si è mai agitata nella sua? Mai. Sotto la croce, secondo voi la Madonna era agitata? Assolutamente soffriva, ma non era agitata. Agitata mai. Perché sapeva che anche lì, Gesù, che sembrava lo sconfitto del vincitore, e il Padre, che sembrava la vita al demonio, ma gli stava preparando una mazzata mortale, è avuto tutto controllo. E quindi, passata l'onda, è arrivata l'alba della risurrezione, questo Madonna lo sa benissimo. Dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti, ci insegni a vivere così, perché la figlia di Dio possiamo avere una vita celeste e si campa molto meglio con una buona vita celeste che con una povera, meschina vita molto, molto terrestre. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.